presupposto, perché se c'è una cosa di cui non parla nessuno, questa campagna elettorale è normalmente è un argomento abbastanza tabù nei dibattiti politici anche all'interno del PD, è la cultura. Perché appena se ne parla, come Goebbels, qualcuno mette in mano la pistola, cioè il senso che viene considerato un inutile orpello decorativo, no? Che deve esserci, come c'è la green economy, c'è il capitoletto sulla green economy, però intanto io faccio cemento dappertutto, così facciamo, parliamo della cultura, però allo stesso tempo noi tagliamo i fondi per la cultura e così, fra l'altro, i funzionari dentro i comuni sono sempre di meno, le capacità professionali sono in caduta libera perché i nostri giovani non riescono a entrarci e così fra un po' la cultura la gestiscono i lavori pubblici e abbiamo finito. E naturalmente quando si parla di cultura si parla sempre di contenitori e mai di contenuti. Io invece sono convinto che la cultura siano i contenuti, siano soprattutto i contenuti. Cosa voglio dire? Voglio dire che se noi non ristabiliamo il principio che la regione Emilia-Romagna nasce da un progetto culturale, non ci sarà nessun futuro per l'Emilia-Romagna. Culturale vuol dire una visione strategica che tenga insieme le persone e che le leghi in un sentire comune, in una visione comune di futuro, in una passione anche. Io ho trovato, girando per le città dell'Emilia-Romagna, splendidi territori, splendide città, molto autoreferenziali, molto più di 20 e 30 anni fa, quando c'erano intellettuali che riuscivano a legare la narrazione dell'Emilia Romagna. Penso a Edmondo Berselli, penso a Lucio Gambi, stanno per dirne uno romagnolo e l'altro emiliano, e così tanti altri, perché non parlare di Zavattini, che cosa è stato nella costruzione dell'immaginario dell'Emilia Romagna una persona come Zavattini. Cioè, oggi dove sono queste persone? Dove sono? Dove sono gli intellettuali? Dove sono gli intellettuali che scommettono su una visione collettiva? Noi abbiamo bisogno, da un lato, di ritrovare il coraggio degli intellettuali, che non hanno troppo, hanno perso il coraggio della vita civile. Ed è un guaio per questo paese, è uno sbaglio clamoroso. Il coraggio degli intellettuali ci vuole, se no la cultura non funziona. E dall'altra parte, però, dalla parte amministrativa, ci vuole l'idea che la cultura è la base di tutti i procedimenti, anche quelli che riguardano la burocrazia, che riguardano l'Europa e che riguardano il consumo del suolo. Alla base di tutte queste cose sta un'idea culturale. Da questo punto di vista, e per tornare alla Malatestiana, io credo che noi abbiamo in questi tesori dei magneti formidabili, che sono magneti da giocare in due sensi. Da un lato, in un processo di legittimazione a livello europeo e a livello mondiale, che significa costruire intorno a queste splendide, diciamo, a queste gemme delle nostre città, una sorta di rete di relazioni, sono gli ambasciatori del nostro essere, probabilmente migliori di noi, diciamo la verità, anche un po' migliori di noi, nel senso che sono il frutto di un'epoca nella quale c'era gente che aveva molto cervello, però almeno usiamoli e quindi creiamo intorno a questo fenomeni che non sono necessariamente solo di carattere turistico, quale appunto ci vuole, perché per carità, ma che mettono, che siano dei ponti relazionali per imprenditori, intellettuali, amministratori, cioè che hanno, esistono in Europa, che hanno analoghe sensibilità e che investono e costruiscono in queste maniere. Quindi questa va usata come ponte, ma come ponte per alzare i livelli dentro le città, da tutti i punti di vista, dalla parte popolare a quella della classe dirigente. Tutti questi livelli vanno alzati. L'altro aspetto è l'aspetto gestionale. Noi oggi abbiamo un problema di gestione di biblioteche e di musei, perché nei nostri comuni non ce la facciamo più. Quindi è chiaro che un'idea di come riorganizzare per territorio queste funzioni pubbliche,
secondo me pubbliche, perché poi la radice deve rimanere pubblica, inevitabilmente, con l'apporto dei privati, ma pubblica, pubblica fondamentalmente, dobbiamo ragionare per riuscire con la regione a far sì che riusciamo a fare queste operazioni che consentano di assumere alcuni bibliotecari, alcuni conservatori, alcuni direttori, perché se non avremo queste competenze nei prossimi anni, noi tutto questo ben di Dio lo perderemo, inevitabilmente, andrà alla malora, avremo ristrutturato la Malatestiana, fatto la grande Malatestiana, ma se non ci metteremo dentro l'anima delle persone che ci lavorano, sarà inutile. E la stessa cosa vale per il San Domenico Forlì, per il Museo di Ravenna. Quindi è lì che adesso dobbiamo investire per trovare la soluzione organizzativa dal punto di vista pubblico, per andare sopra lo spazio comunale, per entrare in una dimensione territoriale e lì porre la questione della gestione del patrimonio culturale e della sua conservazione. Va solo in quella scala. La scala municipale per le nostre città non è più la scala adatta, perché noi le risorse non ce le avremo più.